Allora siamo fuori dal ristorante Il Frantoio di Pian di Chena e in attesa dell'arte festeggiato abbiamo due ospiti che vengono dalla Germania, dalla giusto? Germania, dalla Chi Germania. Siete? Beate? Io mi chiamo Beate Dieter Loggia. E io sono Pino Loggia. E voi abitate? A Kobern-Gondorf, vicino a Coblenza, fra Colonia e Francoforte. Un salto, insomma, avete fatto. Sì, da per pupo. È vero. Per pupo facciamo quello ed altro. Pensate cosa muove questo ragazzino. Noi siamo a Coblenza, siamo in una zona proprio dove si uniscono il Reno con la Mosella, al Deutsch Ecke, si chiama l'angolo della Germania. Bello. Dove si uniscono i due fiumi. Da noi invece si sono uniti Rita Pavone e Teddy Rena. Anni però fa. Non è la stessa, anni... non è la stessa cosa. Anni fa. Allora buon divertimento. Grazie, grazie. È arrivato, è lui. È lui e noi, come al solito, rompi scatole, andiamo subito dal festeggiato. Enzo! Amaro Leonardo, grande Leonardo! Con questo macchinone da riccone. No, questa è una macchina che uno si aspetterebbe, capito? Ora scende un omone, invece Tomino, questa macchina. Senti, data questa importanza, questa macchina, questa opulenza di ricchezza che ti sprizza da ogni poro, Figa. Ti posso chiamare Pupettone Pupettoni? No. Mi ricorda l'omonimo cartone di Paperino. C'era no. Paperone? No, e io sono uno che sta bene, ma che usa il denaro solamente per star bene, non per ostentare niente, tranne che in questi casi. Qua, insomma, uno direbbe sono queste feste, qualcosa. Un'esagerazione ogni 10 anni. Ma li conosci qualcuno? Li conosci? Io, guarda, onestamente, fammi vedere. Sì, non li conosco. Ah, ok. Sì, allora, benvenuto alla tua festa. Benvenuto, Pupo. Sì, grazie. Arrivo. Ora parcheggio, però. Tre parole, descrivimi Pupo. Buonasera a tutti. Bravo, bello e buono. Ma basta parlare di me, parliamo di Pupo. Come lo vedi? Alto come me, simpatico. Meno male che non l'hai detto come me, perché te stai un po' su coglioni. No, giovanile, e poi non è un coglione come è il suo padrone, detta fra noi in termini molto poveri. Volete sapere chi è il padrone di Pupo? Questo signore.